Buonanotte, amiche e amici della notte, eccoci qua per il venerdì, la consueta diretta con Ascolta, si fa notte, la rubrica, ormai rubrica da me condotta, che ha visto in questo periodo di reclusioni tanti ospiti, tanti argomenti, tante belle cosucce, insomma, passare e ripassare per questi, per questo canale facebookiano. Questa sera abbiamo una puntata sostanzialmente libera che ambirebbe a trattare, a discutere, a insomma, ad analizzare tutta una serie di temi che attraversano la nostra quotidianità, la nostra contemporaneità. E quindi, insomma, ho lanciato vari argomenti, un po' provocando, un po' cercando, insomma, qualcuno con cui dibattere di ciò che sta declinando il nostro presente, lo sta declinando in queste forme di reclusione, possiamo dirlo, di mancanza di sostanziali contatti, uno scenario ovviamente che ormai è stato assimilato, è stato metabolizzato. Ciao Greta, ciao Alessandra, ciao De ah, detta bene, finalmente Nicoletta Musiani, buonasera. È stato metabolizzato, insomma, diciamoci la verità, abbiamo metabolizzato ciò che sembrava impossibile. In più si sono aggiunti dei fatti, insomma, di cronaca, che sono andati ulteriormente a intaccare il ventre molle delle nostre società occidentali, ossia quella che è stata vissuta dai più come un grandissimo atto, insomma, di oltraggio perpetrato nei confronti del Campidoglio, insomma, in America, una dei simboli, un altro simbolo in qualche modo messo in crisi a seguito di questa. Come possiamo definirla? Io l'ho definita provocatoriamente una carnascialata, ma insomma comunque un attacco a una sede deputata a tutti gli effetti, alla sacralità della nostra civiltà occidentale. Quale modello è più centrale nell'immaginario se non quello della cultura e della società americana, che è il nostro nuovo termometro, no? Per stabilire il gradiente, il grado comunque di pericolosità, di allarme e di disagio psicologico in chi fruisce questi eventi tramite i media. Eventi che chiaramente acquisiscono per il valore simbolico delle società dominanti, insomma, un valore catartico, mentre altrettanti efferati eventi, se si dovessero verificare in altre parti più remote e desolate del mondo, naturalmente suscitano ben altre reazioni. Inoltre ho sollevato ancora alcuni temi da trattare, sperando, insomma, stasera dovrebbe esserci Carbone, dovrebbe esserci, spero, Piermarco Turchetti, Bardi, Bartolo, insomma, vari altri dovrebbero connettersi, ma insomma, noi siamo qui comunque a discutercela per qualche minuto, male che vada. Oggi ho scritto questa roba, poi leggendo alcuni estratti da Bacone, un altro tema che a me è caro, insomma. Vi riassumo questo post che ho letto oggi, che potrebbe essere. Ah, Giuseppe, quando vuoi intervieni, leggo soltanto
questo mio post che ho scritto oggi, leggendo alcuni estratti da Bacone, ho rielaborato alcune riflessioni. Ve lo leggo brevemente, poi possiamo partire con Giuseppe Carbone. Oggi ho scritto: la scienza è intrisa di metafore teologiche. Nasce dalla costola giudaico-cristiana e ha come obiettivo, ab origine, il recupero delle facoltà preternaturali dell'uomo. Fin da Bacone, in sostanza, a cominciare dal 600, la scienza ha come obiettivo due sostanziali cose: la fine del lavoro e quella del dolore. Breve chiosa. Immaginiamo, ovviamente, a quel tempo, insomma, ancora fino al 600, prima dell'età dei lumi, insomma, in qualche modo, quali erano le problematiche più sentite? Ma più sentite, innanzitutto l'immaginario, pensiamo all'immaginario del paradiso, nel Medioevo, se almeno, insomma, in queste lande, era un immaginario fatto di, appunto, di ciò che mancava all'epoca, quindi un paradiso fatto di leccornie, di dolci, di cibo, di bevande, eccetera, eccetera. Quindi, nel 600, Cartesio e Bacone in qualche modo fondano i principi di quello che possiamo, assieme poi chiaramente a Galileo, eccetera, di quella che è l'attuale idea di scienza, no? E quindi venivano visti appunto questi ideali: alla fine nessuno dovrà più lavorare e nessuno dovrà più soffrire, no? E quindi, insomma, la fine del dolore e la fine del lavoro, ben teorizzato da Rifkin nel suo saggio degli anni 90. E quindi finanza, tecnologizzazione, medicina, se ben ci pensate, scrivevo, è ciò che le ipertrofie dell'uomo schiumizzato reclamano costantemente oggi. Inutile dire che queste caratteristiche, contenute in nuce nella tecnoscienza, rappresentano semmai il portato più grossolano e grezzo di una filosofia di vita che, scardinata da un'escatologia spiritualmente attiva, finirà per generare, puntini puntini, altro. Io credo in un altro meraviglioso, in futuri step di civilizzazione della specie. Siamo dunque ancora in una fase brutalmente primitiva. Questo è il mio, quello che penso io. Sostanzialmente, io ritengo che tutti questi processi, grezzi, embrionali, mostruosi, compreso l'evento Campidoglio, no? Che tocca le corde dell'immaginario, ma gli americani in questo sono straordinari maestri, ovviamente nella loro storia del cinema hanno terrorizzato, messo in scena ciò che poi in realtà si è rivelato essere cinematografico. Pensiamo alle Twin Tower, pensiamo all'omicidio Kennedy, dove ci sono i filmati di Zapruder, se pensiamo al film JFK, se pensiamo alla realtà, ovviamente facciamo fatica a Patrizia e Antonio, mi sono smaltata le unghie per questa puntata, mi sembra una grandissima cosa. A proposito, Patrizia, se vuoi intervenire quando vuoi. Quindi, Giuseppe Carbone, io ho buttato un po' di carne al fuoco, altro termine, non mi piace, però insomma, se vuoi intervenire possiamo cominciare con gli scambi con le... Ah, Francesco Gennaro, Giovanni Croce, Francesco anche tu, chiunque volesse intervenire. Non ha che da chiederlo, ecco qua, Giuseppe Carbone, che arriva. Eccoci. Buonasera, padre Buonasera, buonasera. Aspetta, Verendo. Buonasera, Verendo. mi sono alzato. No, le tenebre. Buonasera, Mario. Mi sono alzato un attimo per fumarmi un pezzo di sigaretta. Ah, Buonasera. buonasera, buonasera. Stasera c'è qualcosa, una mise, oserei dire, patriarcale, proprio qui siamo in piena Bibbia con questa nuova mise, proprio Sempre quella bellissimo. Ah, è sempre quella, perché stasera c'è qualcosa, insomma, che ricorda è più gonfio. certe autorità di Bibliche. Costantinopoli. Un cazzo di rabbino. Io penso di avere sangue ebraico, spero di averlo perché amo l'ebraismo, amo Israele. Diciamo, dal tuo profilo a schiena dritta potremmo assolutamente Esatto. sempre, però più nella mise sembravi più un plantageneto. Magari anche quello. Esatto.
Ma cos'è un pigiama? C'ho un Quello pigiama sotto e poi c'ho una specie di scialle, sciarpone a mo' di cappuccio. non ci facciamo un minimo di scrupolo nell'apparire la nostra più bieca Ma chi se ne grandezza. frega, ma chi Vabbè, se ne importa. No, allora, allora è andiamo bellissima avanti. questo riferimento a Bacone che hai fatto, perché Bacone, e io rimando agli scritti e agli studi di Pietro Rossi, la sua monografia è un capolavoro, editata dal Mulino, già dagli anni 60, Francesco Bacone, e poi un altro libro, in realtà anche e soprattutto su Giordano Bruno, che è Il tempo dei maghi. Pietro Rossi dice una cosa che tu già dici nel tuo post, però lui la ricollega, la ricontestualizza storicamente, a proposito di questa idea del preternaturale, alla magia. Cioè Bacone sta alla cesura, al momento di cambio di paradigma, tra la magia rinascimentale e la scienza moderna. Lui è il teorico, getta le basi. Lui non sapeva nulla di matematica, non era uno scienziato, ma lui getta le basi del nuovo metodo scientifico. Parla di stupro della natura allo scopo di rubarne tutti i segreti e comprenderla in profondità. Ma l'altra parte di Bacone, cioè quella che si riferisce alla magia, diventa per Pietro Rossi un interessante, come dire, trampolino ermeneutico per interpretare la scienza. Cioè, qual era lo scopo della magia? Lo scopo della magia era il controllo, il potere sulle cose e sulle persone, il potere sul mondo. Questa è l'essenza della magia. Ergersi al di sopra di tutto e controllare il mondo naturale e sovrannaturale e anche quello subnaturale, diciamo così, dagli angeli ai demoni alla natura stessa. E la scienza, dice Pietro Rossi, e lo dimostra attraverso le stesse parole di Bacone, ha lo stesso scopo, la manipolazione del mondo, il controllo, il potere sulle cose. Sfruttarne tutte le energie per raggiungere degli scopi. È una cosa molto severiniana, se vogliamo. Ora, però, questo ideale, cioè l'ideale di questa l'ideale della scienza, tu lo hai Inquadra anche. però, inquadra il tuo volto perché stai inquadrando il tetto in questo E perché momento. l'ho posato? Ogni tanto devo posare il telefono, perché. E ho Senti, capito, però, un attimo, faccio così, tu subito il censore. non puoi appoggiare il telefono da qualche E no, parte? perché c'è attaccata la cuffia. Posso fare un esperimento? Tu Vediamo. pensa che deve guardarlo qualcuno, sai? Ecco, così E vabbè, potrebbe. la guarda, si fa Così va pazienza. benissimo. Mica si. Aspetta. Ecco. Così va benissimo. Oh, e Madonna, la canottiera, le cose. Vabbè, è uno spettacolo osceno, E comunque. vabbè, diciamo, ognuno a casa sua fa quello che cazzo gli fa. E sto dicendo, questa è l'idea, diciamo così, baconiana, filtrata dal nostro Piero Rossi, che amo molto e ammiro molto per gli studi approfonditi. Ora, tu questa cosa l'hai, ora mi ricordo qual è il trait d'union che hai messo giù, l'hai collegata con la politica. Il problema è che scienza e politica, già Aristotele dubitava che potessero essere scienza ed etica, in questo caso poi etica politica, che potessero essere in qualche modo collegate. Cioè tu non puoi fare politica scientificamente. Diventa una cosa completamente assurda, no? Non puoi farlo perché non puoi applicare, come pretende qualcuno, lo stesso Di Freddi, per esempio, certe volte in certe sue considerazioni, scritti e anche conferenze, parla matematicamente della politica, ma non si abbandona a un'analisi matematica della politica, quanto applica la logica al comportamento dei politici e quindi lo smaschera. Quando la politica deferisce
alla scienza le scelte, lì cominciano i disastri, perché le due cose non possono raccordarsi in nessun modo. Al massimo la politica può tenere conto dell'economia, che è una scienza, ma è anche politica, anzi è soprattutto politica prima che scienza. L'economia è scienza come il tabagismo è una virtù. Quindi non ci vedo una realtà scientifica nell'economia. Qualcuno non sarà Ti d'accordo. Dimmi. interrompo un secondo per darti. No, l'aggancio mio è stato che sto sciroppando, devo dirti che è anche molto faticoso, perché tu sai che poi i libri leggo tutti, io non li mollo. Questo enorme saggio di Foucault, Lo so, a memoria questa, questo fu, sì, sì. io ti dico la verità, è una lettura che sto affrontando con molta, in certi punti, fatica, È perché pesante, è veramente un trattato che sviscera proprio, nel senso proprio delle viscere di quel mondo lì. Ed è da questo punto di vista imponente. Parto da una piccola estratto che si connetterà a quello che si connette a quello che spero che ti stai dicendo tu. Per esempio, l'intento, quando lui dice l'intento di Cartesio era di sopportare il dubbio in modo provvisorio fino all'apparire del vero nella realtà dell'idea evidente, cioè reggere questa pressione del dubbio fino a quando una qualche forma di verità si conclama. Tutto questo discorso che lui fa intorno alla medicina, che poi tocca l'elemento della follia, ma insomma potrebbe essere esteso al concetto di medicina e quindi di scienza medica dell'epoca, era fortemente intriso di magia, del magico di cui ti ho fatto riferimento. Cioè, Assolutamente sì. nessuno in quell'epoca, fino al 1700, quando comincia la classificazione, quella che lui chiama la scissione tra ragione e sragione, cioè la sragione come elemento fondante della razionalità, cioè su cui si edifica la razionalità. E quindi tutta questa nosologia che verrà prima deve, e quindi vedi gli stessi Bacone e Cartesio, vedere la scienza, appunto, come ben si è detto, come una prospettiva, una peculiarità del magico, tant'è che questi medici dell'epoca non fanno altro che sezionare corpi e cercare comunque di vedere le anime, gli spiriti che muovono poi questi organi, che si muovono tra i nervi, eccetera. Quindi è un mondo dove i pazzi vengono trattati con elementi, per esempio, che riguardano, insomma, il trauma, ma il trauma visto come momento anche catartico per il pazzo. Si parla di guarigioni miracolose che avvenivano appunto utilizzando dei rimedi che oggi sembrerebbero barbari. C'è un rumore di fondo terribile, non so cosa è successo. Io non sono. Dai. Quando ti fermi però non lo fa più. Forse è legato al movimento, forse è il cavetto. Niente, questo ti stavo dicendo, puoi continuare se vuoi. Sì, no, in Foucault ci sono un sacco di cose che entrano in ballo. E questa come dire, l'analisi che lui fa del razionalismo cartesiano come inizio di questo cambio di questa cesura, questo cambio epistemico, questa improvvisa mutazione epistemica dal Rinascimento all'età moderna, anzi dal Medioevo al Rinascimento all'età moderna, per lui denota l'esclusione, il campo di esclusione, qui la clôture, no? La chiusura dell'ambito metafisico, della metafisica, che esclude tutto quello che è sragione, irrazionalità. Ed è un'applicazione radicale dei limiti del principio di non contraddizione. Se c'è A, sotto lo stesso rispetto, non può esserci una negazione di non A, cioè simultaneamente A non può essere non A. E questa idea del positivo-negativo, che poi Adorno distruggerà nelle sue lezioni di metafisica, che sono il laboratorio della dialettica negativa, e quindi demolisce i termini del senso della stessa dialettica, di tutta l'edificio metafisico, pseudo-metafisico e pseudo-metafisico politico che si è costruito sulla dialettica, che queste procedure di esclusione e per differenziazione
positivo o negativo, sono tutte fallaci. Cioè, la conclusione alla fine è questa. Sono devastanti e fallaci. Per cui poi per Foucault la sragione è il concetto, dice, la categoria di sragione è quella, viene localizzata epistemicamente in un'età ben precisa, l'età classica, il 600 e poi il 700. Poi, di conseguenza, lui non procede oltre, vabbè, arriva fino al XIX secolo, più o meno, non si spinge oltre, ma annuncia quali profeti della grande rivolta contro la sragione, contro l'episteme classica, Artaud, Nietzsche, Artaud, Van Gogh, De Sade, prima di loro, Ederle. eccetera, eccetera, Hölderlin e così via. Ripete questi nomi sempre uno appresso all'altro come fosse un mantra. Questi nomi poi Esatto. ritornano nelle parole, le choses, le parole, le cose, che è il saggio che lui pubblicherà successivamente. E se noi vogliamo contestualizzare, vogliamo in qualche modo azzardare, improvvisare una contestualizzazione di questa lettura, di questa visione, noi ci troviamo all'interno di una episteme in cui in realtà, purtroppo, l'esito del processo che Foucault mette in scena contro la ragione classica è entrato in cortocircuito in qualche modo. Cioè, quella sragione di cui lui parlava e che poi diventa nei profeti che nomina qualcosa di pestilenziale, che promette rovesciamenti, rivoluzioni e così via, non accade se non in termini agghiaccianti, nei termini agghiaccianti della faziosità, dei fondamentalismi irriflessi, istintivi, emotivi, proprio primitivi nel senso della barbarie tecnologica nella quale in questo momento siamo immersi, in cui, Ma come per esempio. dicevi tu l'altro giorno, ci dicevamo al telefono, in cui tutte le cose si bruciano in un istante, quello che è adesso, subito dopo, non è più, è già dimenticato, come se non avessimo più i neuroni in grado di organizzare una facoltà, come dire, in grado di gestire il patrimonio mnemonico e di organizzarlo, neanche di creare delle narrazioni, di inventarci delle narrazioni selettive, ma proprio di essere rapiti come un animale, una scimmia, incuriosita da un Luna Park. Siamo scimmie dentro un Luna Park. Ma infatti, cito ancora un estratto della frase, dice Foucault, la ragione non può constatare, scusami, la sragione non è fuori dalla ragione, ma proprio in lei, posseduta da lei. E infatti fa un esempio molto bello. Per molto tempo vi è stato il buffone titolare del re, mai vi è stato il saggio titolare del re. Questo, secondo me, mi offre anche là per l'aggancio poi con quello che stiamo dicendo, con quello che è poi qualcosa che preme magari a chi ci ascolta, anziché per non affondare sempre nel nostro discorso, che poi può essere anche molto fine a se stesso, su Foucault, la filosofia in generale, su quanto è accaduto in questi giorni, sta accadendo da tempo, insomma, la follia in qualche modo, cos'è se non questa. Apparentemente questa presa del Campidoglio da parte di questi soggetti, di questi Ma fricche, di questi storici. guarda, io ti dico che proprio sposando quello che prima hai letto di Foucault, io ti dico che almeno secondo la mia percezione, quello è stato un momento di lucidità degli americani. Il momento di lucidità consistente nell'assalto animalesco al Campidoglio. Punto. Quando i popoli avranno questi momenti di lucidità, allora potremo discernere adeguatamente ragione da sragione, perché la sragione del potere ci è sfuggita dal punto di vista cognitivo, cioè non riusciamo, l'abbiamo solo accettata.
In realtà questo assalto al Campidoglio, per quanto pagliaccesco, buffonesco, bello, meno male anche, che poteva essere anche organizzato da un comando che avrebbe praticamente sterminato l'intero corpo di polizia lì presente, cioè, sempre, voglio dire, ma siamo di fronte a un'operazione affascinante, interessante, che prelude a una terza primavera dei popoli, se vogliamo, no? La prima è quella del 48 in Europa, nel XIX secolo, la seconda è stata la grottesca e fallimentare primavera dei popoli in Medio Oriente, del primo quindicennio degli anni 2000, e poi chissà che cosa deve avvenire. Io non credo che arriverà a dei risultati, qualunque primavera di qualunque popolo. Ma sono dei segnali, cioè la gente è stanca, si è rotta i coglioni, la gente normale, cioè la gente che vuole la sua vita e che vive del proprio lavoro, se vogliamo definire questa cosa pseudo-borghese, ma è così, è così. Ma io ritengo invece, vabbè, su questo. Scusa, aggiungo soltanto per portare alla presidenza degli Stati Uniti, lasciamo perdere la stupidità di quel povero Trump, che aveva l'unica colpa che aveva dal punto di vista di certi perbenisti, idioti italiani, faziosi, e di essere ricco, ma beato lui, e portare poi alla presidenza un ultra ottuagenario che è una mummia tirata fuori da un sarcofago che non dice una parola sensata una appresso all'altra. Ma diciamo, io allora, io come tu sai, la Oh no. penso, no, ma io la penso in maniera ancora più estrema, cioè secondo me lo sceno Trump, lo scena parata che c'è stata ben poco di indignazione, quella lì dal mio punto di vista questa è un'orchestrazione abbastanza smaccata di un B-movie riuscito male. Con gli scopi di queste simboliche sono quelli di generare delle reazioni nelle masse e delle reazioni che vengono chiaramente cavalcate ad arte dall'indignazione, ci si indigna per tutto. Viviamo un immane presentismo dove la memoria è scomparsa, la memoria storica. Infatti, ammesso che fosse stato un golpe, viene da ridere, ormai i golpe si consumano in un'ora e mezza in diretta TV. E dopo ciò tutto scompare con la prossima notizia da TG di Mentana, dal TG, insomma, da talk show, dalla Gruber e da Formulli che ci raccontano, insomma, la nuova emergenza. Di Ma fatto, quelli sono i pagliacci del potere, quelli sono i veri buffoni adesso, diciamo. i servi più schifosi, puzzolenti e beceri. Io li odio tutti, tutta questa genia di giornalisti da sterminio, punto. Diciamo che fondamentalmente poi tutto questo, questa storia, questa favola viene condita poi da questi personaggi che insomma sono, cioè la simbologia continua a perpetrarsi, ad esempio il furgoncino con i vaccini che valica le nevi quando poi si sa benissimo che arrivano tramite aereo. Mentre pistoli con la cosa ci stai massacrando i timpani, Giuseppe, te lo voglio dire, ma non per altro. Mentre pigi sulla tastiera si sente molto E forte. che cazzo, una minchia, ma tu devi veramente, sei una specie di inquisitore della TV. Vabbè, ma tu li senti il bordello che fa il gatto a casa tua? No, non c'è nessun gatto. Non Non c'è c'è? gatto. Io sento dei rumoretti che vengono da te, delle cose. No. No, Boh. sono forse è il ritorno tuo, guarda. Può In ogni darsi. caso, comunque, stavo dicendo, e poi magari lasciamo spazio a qualcun altro, Sì, stavo sì, dicendo sì. semplicemente che poi ci sono queste scene simboliche, appunto, del camion con i vaccini che valica, i burioni che si fa fare il vaccino, questa, cioè è tutto quanto una come possiamo dire, una messa in scena di vecchia come il cucco che continua però a strabiliare, a scioccare, a indignare. E questa è la cosa più incredibile, che c'è la maggior parte della gente terrorizzata, spaventata, indignata, sono stati attaccati
i capisaldi della nostra democrazia. Siamo delle quale democrazia? Gli Stati Uniti sono il paese egemone, viviamo in una sorta di totalitarismo. Ma gli americani facciano quello che credono. Intanto la nostra democrazia è attaccata dal 1969. Ma stiamo scherzando? Ci hanno preso per il culo. Sono 74 anni dal 1948 che ci prendono per il culo con la democrazia in questo cazzo di paese. Ma non ce ne stiamo rendendo conto? Ma pensiamo davvero che noi quando votiamo eleggiamo qualcuno? Ah, quello chi va a Ma votare. ci hanno preso per il culo già dal 2015, 16, quelle leggi maledette elettorali, queste Potremmo schifezze che parlare già. combinano al Parlamento. Ma dovrebbe essere assaltato Montecitorio, non il Campidoglio. Diciamo che monarchia e repubblica, già da lì comincia la grande truffa. E lo Comunque, so, cioè ci prendono per il culo e negli ultimi 2 anni, questo esecutivo non ne parliamo di quello com di come ha stuprato l'Italia. beh, insomma, veniamo da decenni di berlusconismo, che Beh, insomma. quello almeno era un referente della criminalità organizzata. Cioè il Berlusconi, Buonasera. Forza Italia nasce perché non c'è più la DC. Cioè, ovvio, no? Hanno eliminato la DC. E allora, ora che facciamo? Inventiamoci un partito nuovo. E questo ha fatto la mafia. Ha reinventato la politica della sua parte. Diciamo che ci sono, leggiamo qualche commento anche per far partecipare qualcuno. Sì. Patrizio Antonio dice: non iniziate col patriarcato perché mi stai. Ma guarda, insomma, ste femministe. Menchia, Tipo, vuoi rompere il mamma mia, cazzo. Vabbè, mamma mia, patriarcato. politicamente corretto, non ce la faccio più, le Neppure cutarone. io non le sopporto più. Basta. Eliminiamole Capito? tutte. Vincenzo Grasso ti saluta. Ciao Peppe, buonasera. Ciao, Vince. Forse mio fratello esegue il dettame del giornalista Parenzo. Insomma. Quindi, vabbè, ovviamente ironico. Va bene, Giuseppe, io direi, non so se stasera c'è qualcuno che vuole intervenire, non Vediamo. lo so. Vediamo, se no io continuo qualche minuto, se no rientervieni tu, se no vediamo. Va bene? Va bene, speriamo che A qualcuno si dopo. faccia vivo. A Va dopo, bene, a casomai. dopo. Beh, insomma, grandi invettive del carbone stasera, insomma, in forma, il carbone che a noi piace, ossia quello lì, insomma, privo insomma, di filtri e di schemi. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Anna Assenza dà ragione a Giuseppe e siamo. Anna, chi vuole intervenire può dire la sua. Doveva intervenire Comandini, Turchetti, doveva intervenire Di Bartolo, ma si sono volatilizzati. Io direi, aspettiamo ancora qualche minuto perché va bene anche ogni tanto fare delle trasmissioni brevi, non devono durare per forza 2 ore queste dirette se non c'è il motivo, insomma, che ci costringe a stare qua. Io ho fatto una lunga introduzione, non vorrei ripetermi. Sostanzialmente, Claudio Comandini, Claudio, che vuoi fare? Vuoi partecipare? Facciamo partecipare Claudio Comandini, va? Così aggiungiamo carne al fuoco, così poi il carbone magari interviene. Claudio, se vuoi partecipare, batti un colpo, perché se no qua dobbiamo mantenere i tempi televisivi. Giuseppe Carbone ha lanciato molti strali, io ho cercato all'inizio di lanciarne degli altri. Abbiamo parlato, ricordo a tutti, di insomma, vabbè, ovviamente di questo assalto al Campidoglio, sembra il titolo di un film di Roland Emmerich, ovviamente, insomma, venuto male, proprio male, proprio, che di quei film che dice: Claudio, lo so che sei in ascolto, però se vuoi intervenire, intervieni, perché se no io, dopo l'intervento di Carbone, se non ce ne sono altri, potrei anche fare una trasmissione che dura meno stasera, che non mi dispiacerebbe, ad essere sinceri. Quindi, insomma, stavo parlando, siccome tu hai scritto una cosa bella oggi, Vincenzo Grasso dice: Giuseppe ha sempre ragione, a prescindere e chi li contraddice, a prescindere di chi forse lo contraddice. Quindi, Claudio, siccome hai scritto una cosa interessante, vediamo, aspetta un attimo. Ecco Claudio Comandini, vediamo se Claudio entra. Speriamo che abbia l'auricolare. Quindi diciamo, insomma, questo assalto al Campidoglio, che dicevo sembra il titolo di un film, ma riuscite, ecco Claudio Comandini, benissimo, interessante. Allora Claudio, Vinsero.
Non so quando ti sei connesso tu stasera, Sentito perché... dall'inizio, sì. Ah, dall'inizio, quindi insomma, allora, vai. Allora, da dove vogliamo prendere le mosse? Ma partirei da questa cosa del Campidoglio perché parliamo di cose, insomma, scottanti, quindi Allora, sì, magari... infatti questa mia missa è un omaggio all'irruzione in Campidoglio e al sovvertimento di codici simbolici che ha portato. Insomma, voglio dire, non si era mai visto in nessun palazzo del potere uno con le corna. Almeno di quella stazza, quantomeno. Origini Peraltro, italiane. come, scusa? Peraltro, Di origini italiane. sì, voglio dire, è il nostro contributo agli Stati Uniti. Ora, io, come approccio generale, sono abbastanza lontano sia da, come dire, da qualsiasi tipo di indignazione, sia buonista che cattivista, e sono anche cauto nel valutare perché voglio capire che succede e so che la maggior parte delle cose non le so. Sapendone qualcuna e avendo un po' di intuito, un po' di tecnica di ragionamento, posso dire che se siamo all'esito di una fase problematica della vita degli Stati Uniti, siamo all'inizio di una fase critica, per non dire catastrofica, di quella di tutto quanto il pianeta, non solo l'Occidente. Anche perché, appunto, viviamo in una dimensione globale di interconnessione complessiva e sostanzialmente non possiamo veramente più fidarci di nessuno. Quello che emerge, piaccia o meno a chiunque supporti una parte o l'altra, è la delegittimazione di ogni potere. Non c'è potere legittimo. Non c'è voto che tenga, come già avete detto, questione che potrebbe essere ancora approfondita rispetto alla delegittimazione che si è prodotta laddove ogni esito è preordinato e laddove il peso delle lobby è più determinante dei bisogni della collettività, e allo stesso tempo però non credo che, cioè, per quanto ecco possiamo minimizzare l'accaduto e vederne appunto l'aspetto buffo e simbolico, a questo punto mi levo questo copricapo di cui sono abbastanza fiero e che sono felice di aver sfoggiato. E mi rimetto cappuccio d'ordinanza, così per sottolineare la ierarchicità. E cosa accade? Cosa accade? Che c'è poco da scherzare per farla breve. Allora, qual è l'analisi? Quali sono i dati di cui disponiamo? O quantomeno, cosa possiamo dedurre dai dati di cui finora siamo in possesso? Poi io comunque passo un sacco di tempo a leggere cose, a compararle, a cercare di capire chi dà un contributo significativo. Io comunque cerco di tener conto dei dati materiali, delle questioni istituzionali, delle statistiche, eccetera, eccetera. Allora, che cosa sta succedendo? Sta succedendo semplicemente che l'ordine della modernità sta crollando. E questa probabilmente è una liberazione, ma non sarà gratis, non sarà semplice, non sarà lenta e per il momento non ci sono soluzioni praticabili. Quindi possiamo ammirare questo crollo, ma in qualche modo siamo lì nella scena finale di Fight Club, a prenderci a cazzotti da soli tutto il tempo. Se posso permettermi, io da anni, uso una parola forte, teorizzo tutto ciò. E ritengo che questo cambiamento, quello che chiamo un salto della specie, passi attraverso, come tu ben dici, passerà attraverso olocausti ben cruenti, ben, no, lo dice la stessa parola, passerà attraverso grandi tragedie. Sono assolutamente d'accordo con quello che dici. La differenza, probabilmente, nel mio caso, è che ho una grande fiducia invece nella della specie di evolversi e di superare gli step che sono necessari tramite appunto uno stravolgimento e operazioni di reset di ingegneria sociale che evidentemente sono
condotte magari con finalità speculative all'inizio, ma che poi trovano sempre, perché in qualche modo lo spirito, in qualche modo dei popoli, dei sapiens, in qualche modo è portato sempre collettivamente ad andare, tra virgolette, avanti, cioè a superare i problemi, ecco. E quindi da grandi problemi nascono grandi civiltà, da grandi disagi nasceranno grandi pensieri. E ho molta fiducia nelle prossime generazioni, nelle future generazioni, non tanto questa, ma quella che verrà dopo, che avrà di fronte problematiche tangibili. Le nostre ancora sono problematiche tutto sommato mediatiche, ma le problematiche tangibili, cioè quando i corpi verranno man mano abbandonati perché l'atmosfera sarà invivibile di questo pianeta, per ragioni molto probabilmente ambientali, vedrai che in qualche modo già la tecnologia porterà a trasferimenti di memoria, di dati attraverso realtà androide, meccaniche, neuronali, insomma, creazioni di realtà aumentate, eccetera. Quindi il mondo così come lo stiamo vedendo oggi non sarà più il mondo, secondo me, ma già tra 50 anni sarà completamente stravolto. Scusa per la lunga. No, no, figurati, è anche bene alternarsi in maniera tale da offrire più prospettive e completare il discorso. È chiaro che qualche cosa poi ci perdiamo sempre, ci cade dalle tasche e in qualche modo però, come dire, rimane comunque in circolo e continua così ad aggirarsi nelle nostre teste e nelle teste di tutti quelli che partecipano. Voglio dire, nessun discorso è mai esaustivo, ma allo stesso tempo bisogna cercare di spostare il più possibile i blocchi che lo compongono in maniera tale da smontare anche quella che è in qualche modo la rappresentazione mainstream che è assolutamente, come dire, obsoleta. Ti interrompo solo un attimo e poi ti lascio. Figurati. No, ti voglio dire, offrire un'immagine fotografica. Tutte le immagini fino al primo Novecento, primi anni del Novecento, offrono, facciamo finta che un alieno sbarchi qua sulla Terra, l'immagine di uomini con dei cappelli in testa e di donne bardate, soprattutto insomma in Italia, di nero, insomma Sì. come. Adesso un alieno che dovesse sbarcare qui troverebbe tutti questi esseri con le mascherine, no? Non ci sono più i capelli, eccetera. Questa immagine, questa figura qua è forse il focus su cui, cioè fondamentalmente noi reagiamo costantemente a un immaginario che è visivo, è inutile che stiamo a girarci intorno. C'è quel famoso esperimento, tu ti ricorderai sicuramente come si chiama, quello delle tre stanghette che hanno fatto negli anni 60, che c'è una stanghetta più lunga delle altre, si fa entrare un tizio e naturalmente dice che la stanghetta A è più lunga, poi si fanno entrare altri quattro tizi che dicono tutti quanti no, la più lunga è la C, che è evidentemente la più piccola, e a un certo punto una percentuale del 70% mi pare dei test rispondono anche loro, si accodano agli altri quattro, cioè ci hanno in 9 mesi o poco meno. Siamo assolutamente narcotizzati e mascherinizzati. Questa cosa qui è pazzesca e noi l'abbiamo già interiorizzata. Questa cosa a me Non preoccupa. ci mettiamo niente ad adattarci. Allora, questo qui in una misura depone a favore di quella che tu dici la capacità evolutiva, ma adattarsi troppo facilmente a un ambiente degradato non fa Certo. bene a nessuno. Allora, a me quello che interessa è la capacità di differenziarsi dell'uomo, questa sua capacità di fare salti, che comunque, di cui comunque la storia umana, come quella nostra personale, offre continuamente esempi. Sai il famoso detto della filogenesi che ripete la fitogenesi, no? Cioè, che lo diceva Hegel nell'Ottocento. Ad ogni modo, c'è un'equivalenza tra lo sviluppo umano e quello mondiale, e quello, come dire, collettivo, mondiale. Allo stesso tempo, questo sviluppo spesso si svolge per discontinuità, non per continuità. Ci sono un sacco di questioni, ci sono un sacco di questioni da vedere e magari è bene vederle in maniera così anche a sketch, a trailer, perché non è che possiamo, come dire, occupare troppi spazi, perché sappiamo bene che poi che lo sviluppo di una singola questione chiede
Attenzione, e certe cose è meglio scriverle, anche rispetto alla questione del congresso. Io ho detto la mia, può essere letta sul mio profilo, anche sul gruppo scritture, chi vuole si iscriva e partecipi. Io tendo a essere molto, molto serio su Facebook perché non ammetto dispersioni, non ammetto dispersioni. Allo stesso tempo. Dice Vincenzo Grasso, perché leggiamo, Carbone dice completamente d'accordo. Vincenzo Grasso dice la dissociazione di relazioni sociali, ne vogliamo parlare? Ne Eh stiamo sì, parlando. cioè, voglio dire, cioè, potevamo pensare tutto il male che volevamo delle feste natalizie, ma l'opportunità di vivercele, di annoiarci è molto più preziosa di quella invece di essere costretti all'isolamento. Il tempo ha bisogno di discontinuità. Anche lui, sono fasi diverse, è il solstizio d'inverno. Assolutamente sì, È il parlavo. momento, della rinascita della luce, e noi cosa stiamo lì compressi? D'accordissimo. Ho discusso con Carbone animatamente su questo. Invece c'è una funzione catartica al di là della mondana festa del Natale. Questi erano momenti Esattamente. esistenziali, Che, occhio, fondamentali. occhio, occhio, occhio. Possiamo anche riscoprirlo proprio in queste circostanze con anche maggiore solennità, ma bisogna volerlo, bisogna essere capaci perché è molto più facile andarci sotto. E io vedo gente devastata in giro. Io credo che qua veramente, e già l'ho detto un'altra volta, è opportuno arruolare riabilitatori fisici, psicologi, prendere le posizioni, portarle al parco, reimpararle a socializzare. E siccome non lo faranno, lo dobbiamo fare noi. Non Ma sì, possiamo uscire la sera? Invitiamoci a pranzo. Al Pigneto, qua a Roma, hanno preso l'abitudine in alcune volte di fare gli aperitivi alle 5 di mattina. Ecco, queste sono quelle sovversioni che trovo comunque capaci di spezzare il tempo, spezzare l'abitudine a cui siamo stati costretti. diciamo che però c'è anche un fatto che bisogna mettere al centro della riflessione. Qui Vincenzo Grasso dice ci stanno addentrando all'isolamento, tutto logico. C'è un problema che va affrontato. Il problema è anche se ora le nuove teorie parlano di un rallentamento della sovrappopolazione che dovrebbe arrestarsi e attestarsi intorno agli 11 miliardi di abitanti del pianeta e con le risorse tecnologiche che ci saranno in futuro non ci sarà più questo problema del sovraffollamento. Però è anche vero che quelli che Nietzsche definiva armeni, in qualche modo, cioè io faccio un discorso che può sembrare anche un po' reazionario da questo Vai, punto di vai. vista, ma gli armenti, in qualche modo, cioè sono necessari affinché determinati processi verifichino. Beh, sai, Con questo consumano. saltata la linea per un attimo. Sì, esatto. Riprendi? Gli armenti, no, era solo un inciso per non perdere la battuta. Gli armenti pascolano, consumano. Esatto. Quindi c'è un addestramento, come ben dice Vincenzo Grasso. Ricordiamoci che questo è un paese in cui vanno amati vedete due cose a della gente che insomma credeva a delle pozioni magiche, eccetera. Quindi sostanzialmente abbiamo verificato che c'è una predisposizione alla masochistica, all'indottrinamento da mercato. La gente si precipita nei supermercati, si ingozza, ha paura soltanto di rimanere priva dell'eccesso del cibo. Non si preoccupa più nessuno di andare al cinema, al teatro, di ciò che manca. È diventato un problema che sarebbe stato centrale in altre civiltà, in altre culture. Niente, siamo completamente annientati. Quindi ben venga, da un certo punto di vista, la fine di questa epoca, che è un'epoca che aveva mostrato i suoi segnali, insomma, di decadimento, ma decadimento brutto, non nobile, già negli ultimi anni. Cioè, questo Covid, in qualche modo, ha posto l'accento definitivo sul fatto che noi siamo assolutamente ormai merce. Siamo consumatori, non siamo più cittadini. E questo è anche, come dire, the dark side of science, la parte oscura della scienza. Certo.
Cioè, vedi, risalire al momento di nascita della scienza ci fa capire anche che questo momento in qualche modo non esiste. È un processo. È un processo in cui ha un ruolo Bacone che mantiene ancora una logica qualitativa. Ha un ruolo Newton, per cui lo spazio e il tempo sono ancora sensorium dei, e ambedue sono degli alchimisti, ambedue appartengono alla cultura magica. Per cui ciò che... Claudio, riconnettiti perché c'è stato un problema di blocco. Dice Anastasia, dice ti sente male, rimbomba la tua voce. Probabilmente, Claudio, se hai degli auricolari dovresti metterteli perché c'è un problema con rimbombo e saltata la linea. Senza lavoro, dice Vincenzo Grasso, e senza relazioni sociali si muore più lentamente con la sofferenza maggiore del virus. Giuseppe Cusa dice la NAI aveva questa funzione fisica, logistica e pragmatica. Sì, sostanzialmente tutto vero, cioè l'uomo, sto dicendo delle banalità stasera, l'uomo è un animale naturalmente sociale e quindi sul piatto della bilancia in questa fase che non può essere emergenziale ad libitum, ma dovrebbe essere emergenziale per un certo periodo di tempo e questo vale per tutto l'Occidente, non soltanto per... Facciamo rientrare Claudio che è scomparso. È chiaro che non è questa la strada. Ora, la panacea del vaccino è Eccomi, sono chiaro. tornato, sono Sì. riapparso. Allora, dicevo, come, rispetto a quella che è stata l'opinione di Gerbone, ricollegandomi agli studi di Coliano, vorrei forse privilegiare l'aspetto di creazione appunto di immagini della cultura magica, di quel sapere che comunque mediando fra cristianesimo, influenze arabe ed ebraiche e sapere pagano, aveva posto al centro la capacità di creare immagini e di creare legami. Ha avuto un ruolo fondamentale nell'istituzione della scienza contemporanea. La scienza contemporanea poi è andata sempre più, come dire, razionalizzandosi, asciugandosi, distillandosi proprio. Però lasciando cosa? Un'immagine, una rappresentazione che si è distaccata dalla realtà. Noi adesso siamo alla deriva di questa rappresentazione che pretende di sostituirsi alla realtà. E le curve di contagio con le quali pretendono di controllare il mondo, prescindendo completamente dai suoi contesti naturali, reali, ne sono veramente l'emblema più chiaro. Chi vuole capisca. Sono d'accordissimo. Allo stesso Purtroppo. tempo, per uscire da tutto questo, abbiamo bisogno di uno sforzo ulteriore, che deve essere quello di comprendere altre discontinuità. Ecco, prima citavi Foucault. Quello che secondo me è interessante della storia della filosofia è che lui, no, la cesura che pone non è tanto fra ragione e follia. Storia della follia e non della filosofia, se tu sei E d'accordo. quello che stigmatizza, spostando poi ponendo nel 600 la frattura epistemologica, è la dannosità della stoltezza, cioè dell'incapacità di dominio di sé, dell'inaffidabilità. Non è il matto in quanto tale, quella lì forse, quella poi voglio dire, in un mondo che ancora era molto vicino a quello antico, il matto veniva ancora ascoltato nel suo essere portatore Certo, comunque di un sapere di natura sacra. È lo certo. stolto, è lo stolto, e oggi dagli stolti siamo governati. Ma infatti il problema è sempre la dimensione, la cultura della patto con la sacralità. Perché il patto con la sacralità in qualche modo viene. Claudio, sei riscomparso di nuovo. Ci sono dei problemi di connessione. Sì, la rottura del patto con sacro, prima l'abbiamo citato, il re ha il buffone a corte, cioè il simbolo comunque della follia. Le cose che ha ben detto Claudio sulla stoltezza, ben detto anche nell'introduzione a questo libro di Foucault, cioè Gazzigna, il grande, grandissimo psicologo. Quindi gli elementi, insomma, in qualche modo, la follia, in qualche modo, nelle società contemporanee, nelle società schiumizzate, per dirla con lo Sloterdijk, la follia è relegata appunto a degli eventi
eccezionali, no? Dove si conclama apparentemente, non è più neanche follia, secondo me questa è stoltezza, non è l'assalto al Campidoglio, non è il trionfo della follia jokeriana, non è il Joker che in qualche modo è l'avvento del Joker come maschera dionisiaca che rompe gli argini. Qui vado un po' incontro all'anelito di carbone, no? Joker semmai sarebbe l'esempio in qualche modo di una rottura totale degli schemi, dell'irruzione della follia artodiana, desadiana, della sacralità nell'ambito, in quel caso, della Gotham City, della città, dell'urbe, no? Un elemento che non abbiamo trattato, riprovo a far rientrare Claudio, ma mi sa che hai dei problemi di connessione, Claudio. L'urbe, in qualche modo, la città, è il manicomio organizzato. Infatti, Gotham City ha poi un manicomio a parte che è l'Arkham L'Arkham, l'Arkham Asylum. Asylum. Ecco, Rispetto all'Arkham Asylum, va letta la storia di Grant Morrison, in cui c'è una sommossa all'interno del manicomio che Batman è chiamato a sedare e che porta praticamente l'eroe a confondersi quasi con i rivoltosi. ma Però infatti anche qui la retorica del pazzo non ci serve più. Quello che dobbiamo comprendere piuttosto è la logica, è la logica della follia nella quale stiamo immessi, il suo potere cognitivo. Tu l'altro giorno parlavi di una filosofia non teoretica. Io francamente sono per un approccio speculativo in tutto, anche nella poesia, nella musica, nel passo, in qualsiasi cosa che faccio, come dire. Trovo continuamente una corrispondenza di conoscenze. Questa teoria comunque va al di là del razionalismo, anche se non lo rinnega. Semplicemente sa di E il problema è che il razionalismo un rapporto che va onorato. si fonda il razionalismo, come ben dice Foucault, è fondato sulla sragione. Quindi ciò che noi abbiamo ereditato di questa, dal passato è stato filtrato e in qualche modo la follia si è incistata all'interno, non la follia, la sragione si è incistata all'interno del nuovo modello della razionalità, delle nuove nosologie. E quindi il prodotto che noi oggi vediamo nella quella che per me e per te è probabilmente un'aberrazione della biopolitica e quindi della medicina politicizzata, penso anche per Carbone, per molti altri invece è ancora una panacea perché illusoriamente ritengono che questa medicina qui, ovvero il sostituto della fede cristiana, sia il nuovo dogma. Come non ti vaccini? Ma che vuol dire? Mi fai del male se non ti vaccini? No, vabbè, Siamo arrivati. questo credere al vaccino come se fosse una specie di pozione magica svela completamente l'impianto irrazionale che si nasconde dietro una razionalità esasperata. La stessa iperrazionalità, secondo me, è riscontrabile nelle teorie del complotto, che sono comunque rigidamente deduttive. Quello di cui abbiamo bisogno è di una capacità di investigazione, di vedere. Come dire, gli spiragli, le fessure, le insenature dove, come diceva Democrito, si nascondono gli dèi, le pieghe che costituiscono il reale nel suo dispiegarsi, di cui parlava Leibniz. Abbiamo bisogno Però, caro praticamente di Claudio, una razionalità allargata. E fammi finire, per favore, tu che sei musicista, sai bene che senza contare non si canta. Però ciò che conta è il canto, non è il conto. Tu da batterista, se vuoi veramente stare nel suono, non è che ti limiti ticche, 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 quello fa il metronomo. Tu gli giri intorno, consapevole comunque che esiste una pulsazione, che esiste un periodo, che esiste un tempo. Ecco, suonare musiche nuove, mantenendo comunque la coscienza di tutto il canto che già c'è stato, io credo che questo sia quello che ci ha richiesto, perché il problema vero di questo reset è che noi tutto quello che abbiamo vissuto, che abbiamo conosciuto fino adesso, lo buttiamo nel cesso, perché magari non passa per la bocchetta, capito? Non passa per la fessura che è stata predisposta. Questa Però forma di
nuova formatizzazione che sta venendo fatta al mondo rischia di far sparire troppe cose che contano. Ed è importante quindi occupare questi spazi per continuare a fare discorsi che corrispondono a delle esigenze effettive. Dimmi, Però, perché. caro Claudio, allora parliamoci chiaro, Dimmi tutto. guardiamo anche la realtà per quella che, almeno il reale, o meglio, per quello Certo. che si mostra. Allora, la verità è questa. Queste necessità, queste urgenze sono parte di una ristretta parte, minoranza di intellettuali, di popolazione, come vogliamo chiamare, veramente ridotta. E se non ci, se non scatta, allora il riscatto avverrà dopo necessari e salutari, ahimè, traumi che da sempre hanno distinto questi salti evolutivi dei sapiens, quantomeno per ciò che ne sappiamo, ma integrare delle bestie della natura, anche darwinianamente intesa. Se, fin quando non ci sarà una catarsi dell'immaginario collettivo, che non può avvenire attraverso il ragionamento, non può avvenire attraverso, può avvenire attraverso tutta una multifattorialità di cose che determineranno un nuovo escaton. E qua ci vuole una nuova apocalisse, perché il mondo è ormai armento. Cioè, tu hai fatto, vatti un giro fuori. Stasera sono stato fuori, parliamoci chiaro, parliamo brutalmente. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno in Sicilia. Tutta sta gente che muore di fame, che non muore poi di fame. Ce la trovi solo su Rete 4. Senti un po' che ti sto a dire, lo scrivo Dimmi qui. tutto. Su Rete 4, e tu vai a vedere, sono l'unica trasmissione di non so manco come si chiama, dove ci sono questi disperati commercianti che urlano a questi politici che non ci vanno perché se li mangiano vivi. Ma non c'è nessuno fuori. C'è fuori, non c'è nessuno. Loro. E quindi questo che vuol dire? Vuol dire che noi siamo ormai totalmente merce, ci siamo prodotto, non c'è più manco la dialettica marxista, Lo ci siamo siamo proprio. anche nelle pretese antagoniste di, o no, ma nemmeno o in quelle che sono le questioni tanto dibattute dalle cosiddette sinistre, nella cui nebulosa comunque continua a stare, che comunque mercificano radicalmente, drasticamente il corpo umano e la vita. Anche Sì. su tutta questa questione della bioingegneria, che per certi aspetti è inarrestabile, bisogna fare molto attenzione a ciò che è dalla parte della vita e ciò che invece la manipola riducendola a una caricatura di se stessa. Certo, però un tempo noi eravamo martiri, noi eravamo partigiani, noi eravamo in guerra, nel senso il valore della vita è, come dire, equiparabile, trova senso nella catarsi della morte, cioè in Certo. questo rimosso continuo della Sì. morte Sì. delle nostre società, a differenza di altre realtà dove, per esempio, è sparito dall'immaginario il feroce Saladino, come lo chiamo ancora io, cioè Al-Qaeda, Grazie. scomparsi, la minaccia. Quale miglior momento questo per muoversi in in queste ombre, per organizzare chissà qua niente. E tutto questo discorso è relativo al fatto che noi abbiamo una concezione di vita ormai talmente cosmetica, talmente rincoglionita dalla medicina tout court, che ormai siamo puro corpo biologico. Cioè non abbiamo più nessuna ambizione a un ideale di vita che sia diverso dal nostro soddisfacimento, come potrebbe essere diversamente dal resto quando abbiamo una popolazione di vecchi che lottano per sopravvivere. Allora, come qui siamo, praticamente si instaura il dominio di quella che Agamben chiama nuda vita. E non a caso Esatto. Agamben è stato uno degli oppositori già da subito più convinti delle reazioni alla pandemia ed è stato quindi anche uno dei più attaccati dal neoconformismo digitale.
Questo processo è inevitabilmente collegato con quello che è stato l'instaurarsi di quella che è stata chiamata ragione calcolante. È così. I segni già erano evidenti da un pezzo e la tecnoscienza ci ha invaso, si è installata dentro di noi con la potenza di un demone, famiglio poi, di quelli che non cacci via. E Certo. ciò chiaramente avrà anche ulteriori percorsi. Anche questo processo dovrà compiersi. Quello che secondo me diventa importante è all'interno delle dinamiche che si stanno configurando, instillare, veicolare diversità. Veicolare contenuti che non sono previsti dal contenitore. Certo, ma diciamo, secondo me, e poi magari chiuderei stasera Sì, perché possiamo, infatti, cose da dire sono tante, però appunto lasciamo spazio ai tanti. è venuto meno come dire, il significato messianico dell'esistenza. Qui ci vuole un messia, tra virgolette, con la M maiuscola, ma non l'individuo messia. Una Ma funzione messianica. esatto, cioè senza tutto questo, voglio dire, e non possono certo venire da noi ormai generazione morente, ma i ragazzi, non questi, ma i ragazzi futuri dovranno avere il sangue che ribolle nelle vene, perché se no sarà così. E comunque la realtà va verso forme comunque sempre più contemplative, meditative dell'esistenza nel lungo periodo, perché l'accessibilità alla biotecnologia porterà lenirà sempre di più i conflitti e porterà all'empatia che sarà data dal network, dalla condivisione di emozioni, non soltanto di concetti, eccetera. Per cui il futuro, secondo me, dell'umanità è verso un altro step di civiltà che noi in questo momento non possiamo vedere perché siamo dentro l'occhio ancora del ciclone, in una fase molto grezza ancora, evolutiva, che noi pensiamo ad essere arrivati chissà dove. Non siamo ancora al nulla, al 0,7, dice Carlo, dice. Ma Non mi ad ricordo. ogni modo, io penso che ogni civiltà abbia, come dire, il suo sviluppo, i suoi acmi, e che alla fine poi non è che ce n'è una migliore di altre. Noi abbiamo l'avventura, e adesso è evidente, non è che ce lo stiamo inventando, di vivere in un'epoca di mezzo. In qualche modo, quindi, noi siamo dei traghettatori, noi abbiamo raccolto delle conoscenze, dobbiamo anche trasmetterle. E questa questione che tu parli, che messianica, diciamo, di risolvere in qualche modo la storia in un processo di rigenerazione, ha già trovato una configurazione filosofica negli scritti dell'ultimo Derrida, in cui parlava proprio dell'attesa senza attesa della singolarità dell'altro. Quindi questa capacità di incontro, che è tanto concettuale quanto emozionale, perché noi comunque comprendiamo, cioè, come dire, sono corpi diversi, sono forme diverse che però coesistono. C'è pure un'emozione intellettuale, c'è anche un intelletto emotivo, cioè noi, le nostre mo molte intelligenze, le abbiamo forse atrofizzate, per privilegiare quelle delegate alla pura e semplice sopravvivenza, che poi si è ridotta appunto ad essere esecutori del consumo. Bene, questa macchina complessiva, che comunque possiamo ancora chiamare capitale, si è inceppata, chiede un altro passo. I patetici tentativi di rimetterla in moto senza cambiare nulla non andranno da nessuna parte e aggraveranno ancora di più il conflitto. Quindi, veramente, andiamo incontro alla singolarità che ci aspetta, senza aspettative. E qui Va chiudo, bene. perché comunque, se no poi tanto non finiamo più. Vuole intervenire Francesco Di Bartolo. Va bene, Claudio. Lo spazio, Grazie. grazie, grazie a te e grazie a tutti. Claudio, poi ti devo mandare un po' di libri nuovi in pubblicazione. Non mi Va sembra bene, ti giusto. lascio l'indirizzo. A sto punto mi mandi i file. No, file.
Bravo, volevo, poi ti dico, va Va bene, bene, sentiamo. parleremo. Ciao, 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 grazie. Ciao, ciao, ciao. Allora, vuole intervenire Francesco Di Bartolo? Allora, Francesco Di Bartolo, vediamo. Dovresti chiedermi di intervenire. Che lavoro sta diventando, ragazzi. Comunque, tutte queste puntate vanno sul mio canale YouTube, quindi i masochisti che vogliono farsi del male se le possono vedere da qui all'eternità. Francesco, non riesco, se fai aggiunta in corso, ma al momento non riesce a entrare. Comunque, tutti questi stimolanti spunti e punti che abbiamo toccato stasera andrebbero, meriterebbero chiaramente ciascuno di questi, insomma, infinità di puntate di approfondimento. Sostanzialmente, comunque, insomma, dal mio punto di vista, stiamo vivendo un'epoca terribile per certi aspetti e meravigliosa per altri. Siamo qui in un regime di cattività, però a poterci in qualche modo a poterci esprimere come mai è accaduto prima nella storia dell'uomo, cioè ad essere in diretta per i cavoli nostri, scegliendo un palinsesto, insomma, che in questo caso è casa mia. Francesco, mi devi chiedere di partecipare, non saprei come farti partecipare. Quindi stiamo vivendo una realtà che è piena di schizofrenica, naturalmente, insomma, perché stiamo vivendo comunque una fase di accelerazione molto interessante e molto bella per me della tecnologia, dell'ipertrofia tecnologica, come la definiscono alcuni, che non ha un seguito in uno sviluppo armonico di tutta una serie di altri. Di altre categorie, insomma, del pensiero, aspetta che Francesco Di Bartolo ha chiesto adesso. E quindi siamo proprio con delle gibbosità, con delle gobbe di ipertrofiche che in qualche modo consentono di vivere questo paradosso che è questo, chiusi, ma come dire, contemporaneamente connessi. Allora, Francesco, spero che tu abbia una connessione decente. Sì. Prima di tutto a testa sotto. Ce l'ho? C'è un'immagine fissa, te bloccato, a testa sotto, Ora? quindi adesso sì. Ok. Vai. Vabbè, io purtroppo non ho potuto seguire la discussione, tutta la discussione, perché ho dovuto fare altre cose prima. No, volevo sapere se si è parlato un po' di questa vicenda degli Stati Uniti d'America. Beh, sì, abbastanza direi. Ah, infatti. E mi puoi fare un riassunto breve? No, perché Oh. sono curioso. No, aspetta, non ci provo neanche perché sono state dette tante di quelle cose che non saprei, da qualsiasi punto lo prendo sbaglio, per cui insomma sì, fondamentalmente c'è quello che penso io, c'è quello che pensa Giuseppe Carbone, c'è quello che pensa Claudio Comandini, sono teorie convergenti per molti aspetti, divergenti per altre. Io personalmente penso che sia stata una grande carnascialata organizzata per far fuori Trump, ma questo detto proprio brutalmente, così posso motivare e argomentare la cosa. Trump, da cui io proprio tutto ho tranne che simpatia, insomma, per chiarire, non me ne frega Io nulla vorrei assolutamente. Prego. dire soltanto questo. Due aspetti vorrei far notare di questa vicenda. Un aspetto estetico. Prova a non dormire, se dormi non parli. Bene. L'aspetto estetico. Negli anni 60-70, ma anche più recentemente, i movimenti. Tutti i movimenti, diciamo, pseudogolpisti formati nella ex Unione Sovietica, mi riferisco a tutti quei paesi che facevano parte di quella fascia, diciamo, al confine con l'Ucraina, quindi paesi cosiddetti che facevano parte una volta appunto del grande impero sovietico e che negli anni 90 sono stati tutti infiltrati dalla grande agenzia americana per sottrarre territori e risorse di quei paesi. E molti di questi movimenti, anzi, molti di quei paesi che sono stati destabilizzati, lo sono stati con vecchie teorie appunto che erano state già confezionate
negli America degli anni 60, teorizzate da tutti i grandi teorici della CIA e della Casa Bianca. Tutte queste teorie, appunto, nel tempo hanno perso il loro valore, diciamo, strategico. E abbiamo assistito a delle operazioni veramente carnevalesche, un po', no? Vi ricordate il movimento degli arancioni? Come Ti ricordi queste cose? no? Sì. Abbiamo assistito a tutta una serie di, diciamo, operazioni che hanno in qualche modo fatto emergere il lato debole degli Stati Uniti, non il lato forte. Perché gli Stati Uniti d'America, da quando è crollato il muro, il grande antagonista storico, in qualche modo ha perso la sua identità, la sua ragion d'essere e ha stentato a trovarne una nuova, diciamo, no? Un nuovo ruolo strategico nel mondo. Ha molto stentato. Quindi questo per dire che l'America è in crisi ormai da circa 40 anni. È un paese Certo. profondamente in crisi. E ti dico di più, vabbè, questa sceneggiata, così la chiamo io addirittura ho visto addirittura Batman a girarsi tra i manifestanti, cioè, ma veramente, sembra la riposizione di quel film Joker uscito, sembra veramente un Ma set. questo è il punto su cui ti interrompo. Né, no, perché quella roba lì magari fosse giocheriana, cioè messianica catartica. Questa è proprio una porcata, cioè proprio una roba fatta Ma io sono male. d'accordo con te, mentre il regista dava un significato politico al film, molto importante, Ma anche e sacro, anche qui Dionisiaco. invece si sono soltanto ripresi i stilemi stilistici e basta. E Cioè io ho infatti visto una scena di quello che entra. volevo fare fuori Trump. Tra l'altro, non ti dà fastidio? Cioè, la cosa che più mi fa schifo è questo coro di indignazione per la presa di questo luogo simbolico. Ma di che cazzo parlate? E infatti volevo parlare di questo. Io ho visto la scena di questo signore, di questo uomo che poteva essere benissimo un homeless qualsiasi, raccattato là per la strada di New York, rubarsi un souvenir, cioè il leggio dove il presidente del Senato e della Camera legge le dichiarazioni, cioè rubarsi quello. Oppure un altro farsi una fotografia con Ford abbracciato a Ford. Cioè, ma stiamo parlando veramente di turisti che entrano dentro il Campidoglio, cioè turisti. Mostruoso, sono d'accordo. Altro che golpisti, quando Cuba fece il colpo di Stato in Cuba, Fidel Castro aveva la divisa militare e non se ne è Ma tolta più, per dire. figura. Ragion per cui, e qua vedo al punto tuo. Non è l'assalto alla libertà, alla democrazia, come te l'ho detto. L'America si fonda la propria democrazia, questo è bene saperlo, fonda la propria democrazia su una guerra civile, fondamentalmente, una guerra Certo. civile, fatta non da nativi americani, ovviamente, questo è un altro punto. Sono paesi nuovi come l'Australia, sono Dove la paesi democrazia senza storia. dove la democrazia americana ha preso forme del tutto, cioè, diverse da quelle che poi sono state le democrazie europee. La democrazia quindi non è una cosa monolitica, ecco, non è appunto il Campidoglio americano, assolutamente. E lo dimostra, e questo è un punto su cui oggi ho discusso per esempio con molti miei colleghi, anche in base a un articolo uscito sul manifesto di Sandro Portelli, in cui in realtà quello che a me mi terrorizza tutta questa vicenda è che in America in questo momento si fa fatica a riconoscere il conflitto. Cioè la politica, la democrazia, alla base della democrazia, alla base di ogni democrazia, esiste il conflitto. Certo. Espellere il conflitto dalla dimensione democratica significa che quella democrazia si trasforma in un'altra cosa. E ti dico di più, sia me di molto meno i trumpiani, ma molto più le élite democratiche, diciamo, hanno stentato a riconoscere l'esistenza di un competitor. Cioè, nel momento in cui tu disconosci un competitor e non fai altro che delegittimarlo a livello mondiale, appena Ma poi
Le peggiori guerre. Ricordate il Russia Gate? Il Russia Gate è stato una grande operazione di spionaggio internazionale per delegittimare un competitor che aveva vinto l'elezione in quel momento. Il Russia Gate è stato una grande operazione di spionaggio internazionale. O no? Sì, 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 no, ma tra l'altro poi. Questa idea comunque che i democratici in qualche modo ancora che persiste, vabbè, lasciamo perdere la pantomima veltroniana che ormai ce lo ritroviamo ovunque, cioè questa idea che l'avvento dei democratici sia per il resto del mondo, naturalmente un momento di dialogo migliore, ma insomma probabilmente forse per certe politiche ambientali per cui detestavo Bush, ma dal punto di vista delle guerre non è retorica dire che Trump ne ha fatte meno, cioè voglio dire Trump, ma al di là di quanto questa cosa qui non è vera, è vera, poi c'è sicuramente Trump ha delle responsabilità allucinanti. Ma al di là di quello che è delle guerre fatte, io dico questo, che quindi gli americani hanno incominciato a minare la democrazia nel momento in cui non hanno riconosciuto un competitor, diciamo, no, che aveva vinto le elezioni. Ovviamente, dall'altra parte, Trump non ha fatto altro nei suoi 4 anni, ha fatto altro che imitare questo tipo di atteggiamento, cioè anche lui è finito per delegittimare l'avversario. Ma è chiaro, ma perché? Ecco, in questa corsa, in questa corsa alla delegittimazione reciproca, mi dite in che cosa si definisce la democrazia americana? Non esiste più la democrazia americana in questo momento. In questa corsa alla delegittimazione costante dell'avversario. Cioè, questo è un tema assolutamente importante da sottolineare. Non c'è più lo spazio della riflessione dovuto alla memoria, perché non c'è, viviamo il presentismo, i fatti vengono cancellati. Un tempo un fatto lasciava nella memoria collettiva un graffio, un'impronta indelebili. Qui ci è voluto un anno per lasciare un graffio, questa lockdown ormai narcotizzante. Fondamentalmente Carbone dice giustamente, se una democrazia ignora il conflitto rischia di scatenare lo scontro, stava dando ragione. È pur vero però che comunque tutti questi fatti qui vengono, come dire, sono ormai annacquati, cioè già oggi non si parla più del Campidoglio come se ne parlava ieri, e questa notizia, sento degli amici, vabbè, discutevo con Rosario Giannino cercando di dire, Rosario, ma di che stiamo parlando? E degli amici essere preoccupati e indignati per questa cosa, quando in realtà è una bella porcata, come solo gli americani sanno fare. E quando fanno le cose, le fanno con quel gusto kitsch che è cinematografico di serie B. Vi dico di più, che questa corsa alla delegittimazione che è nata da quando Obama si è visto, anzi da Clinton si è vista scippare quelle elezioni, perché di questo hanno parlato tutti, si è scatenata in America una corsa furiosa appunto alla delegittimazione dell'avversario. Questa rincorsa che è iniziata 4 anni fa, prima appunto, ha in qualche modo inghiottito gli Stati Uniti d'America, li ha implosi interiormente, e cercando anche in qualche modo di replicare questa dialettica anche qui da noi in Italia. Guardate, cioè noi siamo in qualche modo, un piccolo ovviamente, lo specchio di questa dialettica. E ne abbiamo anche noi subito in qualche modo, ne stiamo subendo in qualche modo le ripercussioni. Il fatto che oggi, vi faccio osservare soltanto questo punto fondamentale, il fatto che oggi Renzi ha rialzato la cresta su tanti aspetti, diciamo, no? Proprio oggi, in concomitanza con che cosa? In concomitanza proprio con la caduta di Trump e l'elezione e la grande affermazione di Biden, legittima, io dico legittima, tuttavia Renzi non si è soltanto limitato a in qualche modo esultare nella sua megalomania, diciamo, no? Non soltanto questo, ma ha chiesto e sta mettendo in crisi anche, delegittimando quindi la figura del Premier, anche questo democraticamente, secondo quello che sono le nostre regole istituzionali,
eletto, nominato dal Parlamento, per riferisco al Premier Conte, il quale lo delegittima agli occhi dell'opinione pubblica nazionale, dicendo che lui non è più degno di stare là perché, perché è amico di Trump e perché lui non vuole dare a Renzi la nomina dei servizi segreti. Lo sapete perché Renzi è così bramoso di avere questa nomina dei servizi segreti? La nomina sulla vigilanza del COSAP, il cosiddetto, no? Perché, e questo è un altro intrigo internazionale che in qualche modo ormai è stato dimostrato dai grandi giornali, anche il New York Times ha scritto su questo, perché evidentemente per quando ci furono, quando Trump stava indagando sul Russia Gate per vedere chi ha confezionato questo tipo di patacca, diciamo, questa polpetta avvelenata, ha avuto il sospetto che, diciamo, le centrali operative di questa grande operazione spionistica fossero proprio l'Italia e l'Inghilterra. L'Inghilterra, diciamo, anzi no, in realtà era Francoforte, la Germania e l'Inghilterra. Quindi, in qualche modo, i servizi segreti, nostri servizi, in qualche modo collaborarono, a parte i servizi, non tutti, a parte i servizi segreti italiani, collaborarono a questo servizio spionistico internazionale. Capite a che livello è precipitata anche il nostro dibattito e che livello appunto di, in qualche modo, di pericolo in questo momento viviamo anche noi, perché siamo stati in qualche modo travolti da questa marea delegittimista americana. Perché ovviamente la nomina del COSAP, Renzi avendo quella nomina, metterebbe a tacere tante di quelle, diciamo, carte o magagne che possibilmente effettivamente furono in qualche modo rifatte. Però queste, diciamo, siamo qua nel campo delle ipotesi, allora, ma i giornali ne hanno parlato di questo. Io direi, ok, sono 12:25, Carbone vuole fare una chiusura. Va bene, Fra. Sì, e poi dico un'altra cosa soltanto. Sì. Mi ricordo a molti, a proposito a questa, che il pericolo di questa delegittimazione è appunto che in questo momento l'America è precipitata in questo altro che l'assalto a Campidoglio è niente rispetto a quello che in cui è precipitata l'America dal punto di vista della delegittimazione dell'avversario, che questo è il leitmotiv un po'. Sì. A me ha fatto molto scalpore che l'anno scorso, ma questo non per difendere Trump, attenzione, però è indicativo, che l'anno scorso Trump si doveva recare in un comizio in uno stato, non mi ricordo quale stato, governato dai democratici. Bene, il governatore ha detto con queste parole: non siamo in grado di garantire l'incolumità del presidente. Cioè, vi rendete conto in che baratro era precipitata gli Stati Uniti d'America? Scusa se ti interrompo, Fra, perché dobbiamo contenere un po' questi interventi. No, veramente. Allora, ci sono due cose che hanno detto, poi lasciamo la chiusura a Carbone. Claudio Comandini dice: gli USA sono la prima delle repubbliche moderne, la sua crisi è sintomo di una delegittimazione complessiva delle democrazie. Dario Consoli fa notare come l'account del presidente Trump sia stato sospeso. Allora, io e questo è un altro grande tema. Aspetta. Io proprio, per me questi sono segnali evidenti di come questa operazione di orchestrazione sia stata fatta per far fuori definitivamente Trump, perché prima c'è stato il comizio su cui poi strumentalmente si è fatta scatenare quella specie di carnasciata, e poi c'è stata la sospensione di tutti gli account per far evitare repliche a Trump. Insomma, questo si chiama oscuramento tecnicamente, insomma, l'hanno isolato, detto proprio banalmente. Va bene, Fra, buona, è tardi, cioè non ce la faccio più, 2 ore e mezza, va bene? Sì. Dai, grazie comunque, grazie, anche se l'immagine è bloccata, non so che succede. Alla prossima, è intervenuto Francesco Di Bartolo, comunque sempre interessante. Allora, Carbone, se puoi dire qualcosa tu,
vedo Dario Cozzoli, qualcuno, però breve sinteticamente, perché siamo da un'ora e mezza in onda, però devo caricare su YouTube, abbiate pietà mia. Quindi Carboni dice che volevi raccontare una barzelletta. Vediamo. Dario, anche tu quando vuoi partecipare a queste trasmissioni, fallo, avrei piacere, insomma, assieme a tutti gli altri. Allora, no, rapidamente, no, io tutti interventi estremamente interessanti che vedono la cosa dalla molteplicità dei punti di vista da cui va vista. Comunque sì, io volevo chiudere con una barzelletta, però su Messia, visto che avete citato questa cosa messianica, dai, una cosa, speriamo che faccia ridere, no? Sei d'accordo? Vai. Allora, viene trovato a Gerusalemme il sepolcro di Cristo e c'è il corpo di Gesù mummificato. È inevitabile che sia lui, perché ha le ferite alle mani, ai piedi, al costato, si scopre con rilevazioni al carbonio, questo era Gesù, eccetera. Insomma, Gesù non è mai risorto ed era lì mummificato, avvolto in fasce, eccetera, eccetera. Allora, nel mondo cattolico, i francescani dicono, vabbè, adesso abbiamo scoperto che Gesù non è risorto, però è sempre morto per amore, e quindi dobbiamo continuare ad amarlo e limitarlo nel suo messaggio. Vabbè. I domenicani, teologi, no, qua dobbiamo riscrivere tutto, la dogmatica, tutte le conclusioni teologiche a cui siamo pervenuti vanno riscritte. I gesuiti no. Smarriti si guardano in faccia. Perché? È esistito veramente? Infatti, si è interrotto un po' la comunicazione, ma è arrivata la barzelletta. È arrivata. E siamo, secondo me, infatti, sotto dittatura gesuitica, altro che... Ma noi stiamo scoprendo che il re è nudo. Cioè, stiamo uscendo da una specie di narcosi e ci riusciremo. Prima Comandini parlava di la liberazione sarà brutale, sarà lenta, si pagherà, ma sì, ma ben venga la liberazione. Liberazione, il problema è sempre capire da che, da cosa, comunque vabbè. Da tutto, qualunque cosa sia, l'importante è che liberi. Vabbè, va bene ragazzi. Cucamba si viri festivano. Io bandiera bianca, sono troppo stanco, dopo 8 ore di dad oggi. Io 4 soltanto. Buonanotte. È stato un piacere. Grazie, Carbone. Ciao, buonanotte. Ciao. A lunedì. Allora, cari amici, io vedo le immagini bloccate. Spero che la connessione sia stata sufficiente. Io mi vedevo muovere, ma le immagini degli altri le vedo bloccate. Speriamo che sia andata bene. Comunque, insomma, per tutti gli altri, ci vediamo lunedì prossimo. Non posso che leggere gli ultimi strali di Claudio Comandini. È grave che gli account di Trump siano stati chiusi, l'atto è addirittura più arbitrario delle sue pretese, allo stesso tempo non credo che il suo percorso sia finito, anche perché rischierebbe ancora di più. Vedremo, oggi contestavo appunto con un amico, il problema è che a sinistra si stanno scoprendo i peggiori, a sinistra, perché io non sto più da nessuna parte, non perché io abbia parteggi per chissà cos'altro, insomma, ma dico che a sinistra chi è ancora schierato sto vedendo robe allucinanti, cioè sono diventati veri e propri reazionari, non dire, sono diventati la nuova destra. Ah, dovevano chiudere gli acconti a sto pezzo di merda, cioè tutto ciò per cui si è lottato negli anni, napalmizzato. Va bene, a lunedì prossimo, grazie per esserci stati.